È stata rigettata dal Tribunale di Roma con una ordinanza che io trovo francamente sbalorditiva, perché il giudice ovviamente si è pronunciato dicendo che, in parole povere, non sussistendo un diritto di prelazione secondo legge, un diritto di prelazione poteva essere riconosciuto agli inquilini solo a condizioni diverse, ovvero o dai contratti di locazione o da accordi successivi che erano intervenuti con la parte locatrice proprietaria. Ma l'accordo è intervenuto perché la VIS stipulò il 26 maggio un accordo con Conit Casa e sindacati proprio per conferire loro un diritto di opzione che avrebbero dovuto esercitare. Cioè, se mi arriva una lettera da Tintoretto Gestioni Immobiliari il 26 giugno in cui mi si dice che questi sono i termini e le modalità per esercitare un diritto, certo, evidentemente questo diritto a monte mi deve essere riconosciuto, quantomeno un'aspettativa legittima ad esercitarlo. Il giudice è stato di diverso avviso e non è sceso neanche nel merito della vicenda, fermandosi a questa, chiamiamola, e oltre l'urgenza avete continuato, chiaramente, purtroppo non c'era più tempo per fare niente. No, nel senso, se mi permette, è chiaro che dobbiamo essere sinceri. Allora, questo ricorso mirava a farci acquisire documentazione, certo, prima che ovviamente scadesse il termine per esercitare l'opzione. Lei si immagini che abbiamo dovuto attendere 15 giorni per poter avere l'udienza, quella del ricorso d'urgenza. Se poi avessimo dovuto attendere i tempi per il giudizio di merito, nel frattempo gli inquilini come facevano a non esercitare un diritto di opzione? Cioè, sono stati costretti a comprare un appartamento tra virgolette al buio, piuttosto, certo, che perdere la possibilità di esercitare l'opzione. Cioè, a questo punto la posizione degli inquilini è diventata quella di acquirenti in ogni caso, voi per forza di cose, insomma. Voi per forza di obbligati. Obbligati a comprare o non comprare. Qui si è arrivato a un punto, poi tra l'altro qui la lettera dice che le organizzazioni sindacali resistono poi naturalmente in tribunale rispetto, cioè insieme alla VIS SRL. Sì, sostenendo lo stesso. Perché voi avete citato la VIS SRL poi alla fine? Quello voglio. La VIS perché per evitare che ci fosse un giro di responsabilità, non essendo la VIS SRL, perché era ovviamente il soggetto che stipulava il contratto preliminare con la Tintoretto Gestioni Immobiliari, che era la società incaricata da Conit, società a sua volta. Però avete citato anche la Tintoretto, chiaramente. Certo. Ah, no, perché qui parlava solo della VIS, perché dice che qui leggevo che sempre congiuntamente la controparte VIS SRL, appunto, resistono all'azione giudiziale. Resistono le organizzazioni sindacali degli inquilini, certo, però non veniva citata Tintoretto, allora per questo un'omissione. Perfetto, poi a quel punto cosa è successo? C'è stato un giudizio, poi una sentenza, chiaramente. Sì, c'è stata l'ordinanza che si è pronunciata all'esito del ricorso d'urgenza, che, come l'ho detto, non è scesa. Allora, cosa si è fermata al ricorso d'urgenza? Sì, però ci ha condannato aspramente il giudice, perché ci ha condannato 12 persone, ci ha condannato a pagare qualcosa come 28 mila euro tutti quanti. Sì, ovviamente c'è stata la condanna alle spese processuali, certo, data la particolarità della vicenda, probabilmente la compensazione delle spese mi sembrava il criterio più opportuno da seguire. In realtà il giudice ha deciso di seguire una linea che, per l'amor di Dio, processualmente è consentita, quella di condannare la parte che è soccombente al pagamento delle spese in favore di ognuno dei resistenti. Poi dopo le cose sono andate avanti. Cioè, poi a questo punto adesso voi siete proprietari in questo momento dell'appartamento. Sì, però anche le fasi di acquisto hanno proceduto sempre in maniera. Perché io a un certo punto mi ha colpito molto è la situazione dei notai. E qui tra l'altro c'è un'accusa molto forte, effettivamente, forse la lettera poi si rivolge un po' al vetriolo, effettivamente, più verso i notai forse che verso tutto il resto, poi alla fine. Perché questo? Le organizzazioni sindacali e i notai, perché praticamente ci hanno in pratica abbandonati completamente, non ci hanno mai assistito. I notai hanno fatto firmare delle procure che praticamente non concordate con gli inquilini. Se qualche inquilino come io, che praticamente ho chiesto. Allora, a che titolo un notaio adesso giuridicamente? Io, chiaramente, lei è il mio appiglio giuridico. A cui mi aggrappo. E praticamente, a che titolo un notaio può far firmare una procura così, senza un'autorizzazione da parte degli inquilini? Non lo può fare. Il notaio non è che può obbligare ovviamente la persona a far firmare una procura senza autorizzazione dell'inquilino. Il notaio è tenuto ad attenersi a quelle che sono le istruzioni che ovviamente prevedeva la procedura, il quale può dire
gentile signor X, o mi firma la procura, ovviamente se non me la firma, chiaramente secondo i termini delle modalità di esecuzione lei non potrà esercitare il diritto di opzione, cioè il notaio ha recepito quelle che sono le direttive, o meglio le istruzioni previste nella lettera. No, voi avete firmato la procura, avete sottoscritto questa procura? Nel caso particolare non ho firmata, non ho firmata, perché poi in effetti ha comprato mia moglie, vabbè, comunque non ha firmato mia moglie, mi sono stato pure... Cioè un attimo, io vorrei cercare di capire questo punto, perché quello forse è più quello più forte, diciamo proprio come... Più, sì, quello certo. Forse più forte appunto della, di tutta la vicenda, sì, poi alla certo. Fine come attacco proprio come dire nei confronti di qualcuno, insomma, ecco la procura. Qui si dice addirittura che infatti gli inquilini, i futuri acquirenti sono stati costretti ad approvare e a sottoscrivere una procura redatta da notario da dare a un gruppo di personaggi sconosciuti. Certo. Allora io vorrei cercare di capire costretti ad approvare, che vuol dire costretti? Costretti, cioè, questo è importante specificarlo. I notai si sono presentati con una procura, come adesso vi faccio vedere, certo. La quale praticamente dice che la persona che deve comprare nomina e costituiscono quali loro procuratori, speciali i signori, e citano 1, 2, 3, 4, 5 signori che nessuno conosce. Come è possibile che succeda una cosa del genere? Guardi, allora io le leggo testualmente quello che dice l'articolo 5, comma 2, paragrafo 1, se mi permette, della lettera, quella appunto inviata dal Tintoretto Gestioni Immobiliari, che contiene i termini per esercitare l'opzione. Questo articolo citato impone ai ricorrenti opzionanti di conferire ad un incaricato della Tintoretto, entro il termine perentorio ed essenziale del, non sulla data, diciamo circa un mese prima del termine che era previsto poi per stipulare il contratto definitivo, insomma, una procura speciale al fine di procedere all'acquisto in loro nome e per loro conto dell'unità immobiliare dagli stessi condotto in locazione. Però, ripeto, gli impone questo senza preventivamente conoscere il contenuto della procura e i relativi poteri che con la stessa si andranno ad attribuire a un attualmente non meglio identificato procuratore. Cioè, prende il comportamento dei notai in questo caso è stato legittimo. Il notaio ha dovuto eseguire le istruzioni che erano previste. Il notaio dice: questa è la procura, se me la firmate bene, se non me la firmate, io purtroppo esulano qui, io devo terminare qui. Evidentemente, non avendo esercitato la procura, poi non potete conferirla a quell'incaricato della Tintoretto che andrà a stipulare per voi. Era costretto anche il notaio a farlo. Non... secondo i termini dell'accordo sì. Comunque personalmente no, perché qui sembra che quasi sia stato il notaio, insomma... le spiego subito. Allora, nel caso particolare non temo di essere smentito, ho scritto 50.000 lettere al notaio Mosca, prima al notaio Bianchi, poi al notaio Bianchi, poi Antonio Bianchi e Antonio Mosca, che sembrava che fosse il rogante, va bene, praticamente esce fuori da uno poi l'altro chiedendo che volevo sapere. Volevo leggere prima la procura e volevo leggere anche prima la bozza del rogito. E i notai non si sono rifiutati di darmi questo. Perfetto, questo qui però. Quindi praticamente quando mi sono presentato con mia moglie per firmare, non ho firmato. Successivamente la Tintoretto mi ha scritto dicendo: caro signore, se tu entro tale giorno non firmi, praticamente decadi. A quel punto praticamente sono stato, cioè mia moglie è stata costretta a firmare, siamo andati nel posto, nello studio del dottor Mosca e abbiamo firmato la procura. Però la procura, la quale tra le altre cose è molto estensiva, dice un sacco di cose che non riguardano nemmeno le cose. Quindi c'è un punto dove dicono. Comunque sia, praticamente, secondo me, i notai, anche se come dice l'avvocato, erano costretti in quella determinata maniera, però deontologicamente parlando dovevano ascoltare anche quei inquilini che volevano avere cognizione di quella della procura. A quelli che andava bene firmavo, a quelli che non andava bene, se io ti chiedo una spiegazione tu me la devi dare, sono obbligato a darla. Beh, io adesso non conosco il codice deontologico dei notai, ma immagino che ovviamente mi sono documentato, c'è una legge notarile che dice che il notaio deve accertare la volontà delle persone contraenti, le vere intenzioni, perciò se non lo fa